Buonasera, scusate, c'è stato un incidente di percorso, ieri sera ho perso la voce, quindi adesso sono così, microfonato, spero mi possiate sentire. Voglio fare una premessa, quello che vedete oggi è il frutto di un lavoro di circa 2 anni fatto da una persona, cioè da sottoscritto, che non è né progettista né designer 3D, sono solo un... mi occupo di tutt'altro e mi sono imbattuto in Blender per portare avanti un progetto a cui diciamo tenevo, e ho trovato in Blender e nella comunità una serie di strumenti molto importanti. Quindi vorrei ringraziare oggi naturalmente Blender Italia, perché nel momento in cui ho iniziato a studiare Blender mi è servito andare sul forum e fare le solite domande banali, scusate, ma come cancello una mesh o da dove devo partire, cose del genere. Ho trovato una comunità molto attenta, e molto rapida ed efficiente nel dare le risposte. Il mio approccio a Blender non è stato, non mi sono avvicinato a Blender con un metodo di apprendimento, cioè mi sono mosso in base al mio desiderio, al mio obiettivo, e quindi se da un lato posso essermi specializzato, posso avere una competenza su qualcosa, se vi spostate anche di poco da quella competenza c'è un buco nero di ignoranza tangibile. Poi ringrazio oggi diciamo Francesco Sidi, perché sono stato alla Blender Conference 2 anni fa, la prima, perché vivo in Olanda, e ho presentato a lui quello che all'epoca era un desiderio, una curiosità, e ho chiesto qualche informazione. Lui, ascoltandomi 5 minuti attentamente, mi ha delineato in pochi passi quello che poteva essere un processo di lavoro per anni, e lo sto ancora seguendo, quindi ad oggi è ancora molto utile. E Francesco Sidi mi ha segnalato Rob Tautel, che ha lavorato a Tears of Steel e che ha realizzato un progetto Golden Age of Netherlands, dove lui ha ripreso praticamente i quadri dell'epoca d'oro e li ha rielaborati in 3D, quindi poteva essere per me una grande referenza per quello che avevo in mente di fare. Chi sono? Io mi chiamo Prisco Vicidomini, ho 39 anni, sono sposato con 2 figli, sono laureato in economia internazionale e poi dal 2003 ho iniziato a lavorare nella comunicazione online, nel marketing sul web. Perché questo? Perché dall'età di 7 anni ero sempre stato appassionato dei computer, a 9 anni programmavo in BASIC, ma diciamo forse l'epoca storica non consentiva a una persona curiosa nell'informatica di poter trovare le informazioni necessarie per andare avanti. Quindi mi piace dire che viviamo in un'epoca storica oggi molto molto importante per chi vuole imparare, perché oggi c'è una disponibilità di informazioni pressoché illimitata. Se il ragazzo di 9 anni all'epoca avesse avuto la disponibilità di informazioni che c'è oggi, forse la mia vita sarebbe stata un poco diversa. Però sono arrivato naturalmente a rioccuparmi dei computer, ho iniziato con il web design e da lì ho lavorato prima nell'università come ragazzo che faceva i siti internet, poi da lì ho avuto i primi clienti, ho sviluppato un progetto lavorativo, ho lavorato per circa 12 anni in Italia, ho avuto progetti coordinando fino a 10 persone e da 7 anni vivo in Olanda. Metto questo per dire che forse devo andare avanti e basta raccontare quello che ho fatto. Il progetto si chiama Non c'era sparita. Allora, essendo diciamo un emigrante, come spesso succede, chi va fuori dalla propria città, dal proprio posto, quando torna o ha modo di tornare sempre meno spesso, inizia a guardare la realtà intorno con un occhio più attento di chi ci vive tutti i giorni. E in questa chiave, diventando sempre più raro, avendo avuto i bambini, poter tornare al mio paese, ho iniziato a sentire un senso, tra virgolette, di nostalgia. La nostalgia è un sentimento che caratterizza spesso qualsiasi persona con un'inflessione artistica, e quindi da lì ho deciso di creare qualcosa per abbattere la nostalgia. Ho pensato quindi, essendo il centro storico del mio paese totalmente diverso da come è oggi, ho pensato di cercare di raccogliere le cartoline del secolo scorso della mia città e di organizzare un sito internet dove tutte le informazioni fossero catalogate in fotografie in 5 ventenni. Ho
trovato, diciamo, un centinaio di fotografie online e comprando qualche cartolina, le ho rielaborate in Photoshop, ho pulito tutto quello che si poteva pulire, le ho fatte in alta definizione e le ho pubblicate. Da lì un poco di attività social e il comune ha iniziato a rispondere a questa mia iniziativa e nell'arco di un anno ho ricevuto circa altre 250 fotografie. Vediamo se la cosa successiva, sì. Ho ricevuto circa 250 cartoline, chiaramente alcuni erano doppioni, versioni un poco peggiori, però ho ricevuto tantissimo materiale, addirittura un video in Super 8 del 68, dove si vedeva una nocera, nonostante fosse solo di 30 anni prima, totalmente differente da come è oggi. Ricevute quelle 350 foto in totale, ho scoperto che la distribuzione in termini di tempo di queste foto era diciamo al 70% per il primo cinquantennio e molto rara per la parte, diciamo, dagli anni 70 al 2000. Quindi il sito internet, che era nato con uno scopo di catalogare le informazioni su 100 anni, ha perso un poco di potenza, ha perso un poco di senso. Quindi da lì mi sono interrogato cosa poter fare avendo questa grande maggioranza di fotografie che davano una serie di informazioni. Ma magari potrei ricreare il centro di Nocera, come fare? Ah, esiste Blender. Allora, super entusiasta, ho detto sì, grazie a Blender potrei ricreare il centro storico. Tutto entusiasta mi sono messo a... esatto, e adesso va in loop per sempre. Mi sono messo con grande entusiasmo e ho iniziato a imparare. Ho seguito un poco, ho iniziato i primi rendering, li ho pubblicati sul forum di Blender Italia, ho ricevuto i primi feedback e poi ho continuato a studiare seguendo un tutorial di Rob Tautel, proprio cercando di creare uno stile, perché un consiglio che ha dato Rob Tautel è: create uno stile che sia personale, così da potervi riconoscere nel vostro lavoro. E ad oggi, aprile 2019, la settimana scorsa, avevo una serie di domande e una serie di ansie, perché chiaramente la conferenza si avvicinava e io avevo fatto un planning preciso, poi mi sono ammalato io per una settimana, la settimana dopo mia moglie, giovedì facevo gli ultimi baking con mia figlia in braccio, 39 di febbre, e stavo lì in piedi a finire, non ce la farò mai. E quindi è andata così. Questo è il primo poligono, è il primo, diciamo, esempio di fontana che ho pubblicato sul forum. Come vedete, se lo spettacolo offende i vostri occhi, mi scuso, ripeto, non sono del settore, però questi sono stati i miei primi tentativi. Da subito ho cercato di capire un poco come funzionasse il discorso delle trasparenze, dei fluidi, come si combinassero gli oggetti, con grandissima difficoltà, perché ho cercato di portare avanti un progetto, ma c'era nel contempo una curva di apprendimento che tutti sapete con Blender è molto ostica all'inizio, e quindi io più cercavo di portare avanti le cose, più studiavo, più avevo problemi e più mi venivano altre idee. Quindi è stato un momento di grande stress. Come ho approcciato la situazione? Allora, qui ho, come prima cosa, nell'inesperienza, da OpenStreetMap con il plugin ho scaricato quello che è, diciamo, il centro attuale di Nocera Inferiore. Quelle sono due degli esempi che avevo creato in seguito, ma ho pensato che usando OpenStreetMap avrei potuto avere un riferimento preciso delle distanze tra gli edifici. Al momento, diciamo, nel 1930 sei di questi edifici che vedremo dopo erano già esistenti, ad oggi, scusate, sei edifici sono ancora esistenti, ma altri cinque sono stati demoliti, e quindi da lì è iniziata la mia ricerca sul materiale. Qui è una cosa, è un processo che succede ancora oggi nel mio modo di apprendimento, nel mio metodo. Si inizia in un modo, si seguono, diciamo, dei consigli, si arriva a sviluppare qualcosa, dopo un poco magari ci si occupa di tutt'altro, si ritorna al progetto, si impara un'altra cosa e tutto il lavoro fatto aveva un'impostazione di base errata, quindi è più facile cancellare e rifarlo da capo. Questo succede, è successo anche la... Grazie! È successo anche la settimana scorsa. Approssimazione contro precisione. Allora, ho avuto una serie di problemi, chiaramente
progettando questa cosa dall'Olanda, dove vivo, a Nocera Inferiore, non avevo una disponibilità di informazioni. Ricavare le dimensioni dalle cartoline, e lo sa chi è architetto e chi è geometra, avete i vostri metodi, io li ignoro totalmente, quindi per me era cartolina 1 così, cartolina 2 così, ci provo. E c'erano degli errori. Nel momento in cui renderizzavo il complesso di edifici, vedevo degli errori prospettici, delle altezze falsate, che a chi conosce il posto saltano immediatamente all'occhio, quindi il prodotto finale non era buono. La bassa risoluzione delle foto originali, le cartoline venivano stampate all'epoca in A6, non c'era il digitale, c'erano i negativi che sono andati tutti perduti, quindi dobbiamo rifarci alle scansioni che vengono fatte spesso da persone a casa loro con degli scanner di cui ignorano la funzione del DPI, dei dot per inch, e quindi veramente ho usato la parola becera perché ho avuto in mano certe scansioni dove sì, non si poteva ricavare, c'erano più errori che informazioni. La percezione delle altezze falsate nelle prospettive, questo l'ho detto, mi è stato molto difficile calcolare le altezze degli edifici e le distanze approssimative e gli elementi decorativi degli edifici. Nella chiesa che ho sviluppato, praticamente 3 settimane fa mi sono accorto da una fotografia di una cartolina sempre dei primi del Novecento, che in un punto dove io pensavo ci fosse un ornamento, in realtà c'era un balcone, e dove io pensavo fosse un rettangolo buio, quella in realtà era una finestra con tanto di infisso. Quindi questo per dirvi la risoluzione delle fotografie. E naturalmente l'assenza di colore. L'assenza di colore, non ho informazioni sul colore degli edifici, e quindi questa è l'unica, una grande, se ne va anche, questa è l'unica licenza poetica che mi prendo, immaginare come siano potuti essere gli edifici e quindi inventarmi un poco il colore. Aiuto esterno, questa è una cosa che mi piace raccontare. Quando ho iniziato il progetto, come ho detto, ho ricevuto tante cartoline, ma è stato un aiuto statico, ho ricevuto le cartoline, punto, poi te la vedi tu, questa era l'idea, va bene, perfetto, mancavano le informazioni storiche. Quando ho pubblicato quel video che lo trovate su YouTube di Nocera Sparita, se cercate, ho ricevuto, nel video si apre con la domanda, chi sa, per me degli anni 70, ma chi conosce quale può essere l'anno preciso, questa persona, architetto Rocco Vitolo, diede una valutazione precisa datando all'anno perché sapeva quale edificio era demolito, quale era in costruzione. Da lì mi piacque molto la sua risposta e iniziai a chiedergli aiuto presentandogli il progetto. Chiaramente all'epoca era una cosa ancora embrionale, avevo fatto solo la casa comunale, ma lui restò molto impressionato dal fatto che una persona senza motivo dall'Olanda togliesse delle ore al tempo libero per dedicarsi a qualcosa che di base quasi non ha senso, perché rifare il centro storico? Io dico sempre perché no. L'architetto Rocco Vitolo mi ha dato una grandissima mano per recuperare le informazioni storiche dei palazzi e una serie di informazioni che mi sono poi servite per settare il mood, l'atmosfera dell'ambiente che vorrei ricreare. Mi è stato di grandissimo aiuto fino alla realizzazione del quarto edificio, poi ho ricevuto la sua ultima email il 16 febbraio dell'anno scorso e purtroppo dopo un paio di mesi ho ricevuto la notizia che era scomparso in ospedale. E quindi da lì sono stato poi inglobato nel mio lavoro e ho avuto una pausa di circa 4 mesi, dopodiché ho sentito il dovere morale di continuare il progetto, di non lasciarlo morire per quanto mi era scomparso il riferimento principale, e allora in ottobre, finalmente nelle ferie, ho realizzato un video che forse vedremo dopo e mi sono recato a Nocera Inferiore cercando aiuto al comune. Sono proprio andato al comune, ho detto salve, io sono un signor nessuno, sono Prisco, ho ricevuto l'aiuto di un vostro ex collega e ho realizzato questo video, ma il progetto non è ancora completo, devo ancora fare 5 edifici. Sono estremamente complessi perché mi mancano i riferimenti, se non ho un aiuto da parte vostra il prodotto finale non sarà mai degno nemmeno di essere mostrato a questo pubblico presente oggi o alla città. E devo dire, l'ufficio edilizia, dopo aver visto il video e ascoltato la mia storia, mi ha dato una grande mano nel riferimento di quelle mappe, di cui alla fine i disegni, diciamo, catastali, i disegni del progetto, non so come definirlo, però la visione frontale, laterale, le misure. E grazie a quelle poche pagine fotocopiate, perché poi di questo abbiamo bisogno a volte, di una scansione da mettere come sfondo in Blender e poi possiamo ricreare tutto,
E da lì sono riuscito, grazie all'aiuto del comune, a finire quello che era il mio obiettivo principale, ricreare 11 edifici che sarebbero poi diventati il set per una serie di cose che mi sono immaginato. Perché c'è sempre il Prisco progettista, project manager, che dice sì, facciamo, andiamo, sviluppiamo, e poi c'è il Prisco risorsa umana che sta lì, che dice io sto ancora imparando a usare il software, dove vuoi andare? E il secondo poi è quello che si riduce a lavorare fino alle 2 di notte, anche prima di partire. Mi sono quindi dedicato alla realizzazione degli edifici e ho provato a utilizzare le texture normali, le texture rasterizzate. Per quanto ne abbia trovate alcune perfette, seamless, tutto quello che volete, su un edificio di 23 metri o di 40 metri, anche il seamless, avendo la tridimensionalità che ti serve con il chiaroscuro, dopo un poco inizia a diventare un pattern. Certo, io sto ancora imparando a fare i poligoni, mo mi preoccupo di realizzare, però mi dava fastidio, quindi ho pensato di trovare una soluzione, che chiaramente magari per voi è banale, però volevo ricreare un effetto di displacement che desse l'idea di una stuccatura grezza come poteva essere all'epoca, dove ci sono punti, diciamo, sporgenze e anche rientranze, una superficie porosa. Alla fine ho fatto nient'altro che aggiungere un noise texture sul displacement e selezionare un colore. In questo modo ho ottenuto una superficie di rivestimento che possa essere omogenea su tutti gli edifici. Questa cosa, diciamo, a me per il momento è andata bene. Come ho scritto lì, vorrei integrare anche un effetto di Voronoi, noi per creare quella deformazione dello stucco che può essere data dal calore quando un edificio invecchia. Ci ho provato l'ultima settimana, non ci sono riuscito per il dopo conferenza, quindi magari l'anno prossimo. Legno, la bellezza di internet. Allora, io non so ancora usare Blender come tanti professionisti qui, ma ho sentito l'esigenza di non usare delle texture del legno, perché tra virgolette c'è tanto lavoro di unwrapping per renderlo realistico, e la differenza tra un edificio e l'altro era sostanziale all'occhio. Allora ho pensato, vedendola sul lungo periodo, creo un processo che mi dia gli strumenti per poter poi disegnare tutti gli altri edifici nello stesso stile. Ho trovato su YouTube un carissimo signore, di cui adesso ignoro il nome, scusate, perché è stato 2 anni fa, e ho ricostruito questo wood shader, questo shader per il legno, che così, no, è, diciamo, è chiuso, è esploso, è questo qui, e permette praticamente di ricreare anche un pavimento in parquet con un... abbiamo un... da qualche parte un bricks texture e un plank texture, insomma riesco, settando delle variabili, a ricreare anche le scanalature del legno, la rifrazione, la specularità, oppure anche un effetto random con un noise texture che c'è dentro. Io mi sono concentrato sul noise texture e l'ho usato per tutti gli elementi di legno che ci potevano essere negli anni 30, gli infissi di legno, i portoni di legno e anche infissi di vario colore, quindi questa per me è stata la soluzione. Successivamente, l'ultima cosa della settimana scorsa, le nuvole, perché per rendere un'esperienza realistica ci vuole la piena tridimensionalità, l'assenza delle nuvole lasciava quello sfondo azzurrino pastello, nonostante io abbia usato un HDRI per dare l'illuminazione. Nelle foto che vedrete dopo ho usato solo Ambient Occlusion, non ho messo ancora soli perché sto ancora imparando quella parte, quindi gli effetti che vedete di tridimensionalità sono molto marcati, però ho trovato quest'altro tutorial su come fare le nuvole procedurali, si utilizzano solamente un effetto di traslucenza e di trasparenza e poi una serie di color ramp e noise texture, e questo ha dato un bel effetto di nuvole che vedremo dopo. Questa è la lista, chiaramente diciamo prudente e di bassa qualità, che mi pongo ancora di aggiungere. Rifare il master file, perché nell'esperienza, io nelle foto che vedrete ho fatto un file Blender per ogni edificio e poi, approfittando della funzione di link, ho creato un master file che in teoria sarebbe dovuto essere leggerissimo, in cui ho linkato tutti gli edifici. Questo perché poi mi consente, attraverso un plugin, di poter poi andare sui singoli file e correggere qualora vedessi errori, e ne ho visti tanti, ma c'è stato un errore di progettazione nel master file dato dall'inesperienza, quindi come ho detto prima con le 20 versioni, dopo la conferenza, appena ho tempo,
cancello e rifaccio tutto quanto. Aumentare il fotorealismo. Adesso ho fatto solo gli edifici e grazie alla Blender Conference ho fatto in un mese quello che non ho fatto in un anno, quindi mi piace avere una scadenza perché a quel punto mi do da fare. E per aggiungere effetti di realismo devo aggiungere gli alberi, i marciapiedi e alcuni piccoli elementi che voi conoscete come le tegole, fantastico tutorial, l'ho seguito, lo implementerò, sassi, manifesti. A casa fortunatamente ho una serie di volume di quegli anni, della Domenica del Corriere, da lì cercherò di ritrovare tutte le pubblicità che ci possono essere per poter creare un ambiente dinamico, nel senso un ambiente vivo. Aumentare il fotorealismo degli edifici, come vedrete gli edifici, come ripeto, ai vostri occhi saranno magari orrendi, per scelta non ho usato il bevel negli edifici, non ho smussato gli angoli seguendo l'idea di Tautel, credo che in futuro lo farò, però è intenzione mia aumentare il fotorealismo per poter dare una qualità fotografica. Aggiungere le persone e animali, ho scritto piccoli, quindi animali domestici o galline, piccioni, eccetera, formiche, no, assolutamente, però meglio di un leone, credo. Una carrozza col cavallo, perché nelle cartoline era presente, nei primi del Novecento era il mezzo di trasporto principale. Una Fiat 508 Balilla, perché è in una delle cartoline e identifica il periodo storico. La linea del tram, altra cosa semplice assolutamente, da dover poi blindare sulle rotaie e altre figure. E uno stormo di rondini in volo, che chiunque di voi sa è una cosa impossibile. Allora, qui ho il video che magari adesso vi faccio vedere. È un video che ho creato per presentarmi al comune senza dire salve, sono Pinco Pallino, sto facendo grandi cose senza mostrare nulla. Il video l'ho creato provando a utilizzare l'editor, il video editor di Blender, e ci sono riuscito, meno male, e la renderizzazione è stata fatta usando la convenzione di Blender Italia con Render Street, perché ci ho provato a farla sul mio computer, avrei dovuto dire addio al computer e ritrovarlo dopo 2 anni, ma il computer serve per il mio lavoro e quindi lo dovevo utilizzare. Con Render Street in 4 giorni sono riuscito a fare questa presentazione e ve la faccio vedere non perché sia favolosa, ma perché è stato lo strumento, eccoci qua, eccolo, è stato lo strumento che mi ha aperto le porte, diciamo, al comune. Scusate se vedete le altezze falsate, queste sono le cose di cui uno si rende conto dopo aver finito il rendering e un'ora prima della conferenza. Grazie. La chiesa che vedete con il caffè romano è stata demolita negli anni 50, negli anni 60, quindi questa parte già non esiste più. E anche quella pescheria che fluttua a 7 centimetri da terra l'hanno tolta per problemi di esorcismo. Lì il lumino che vedete è fatto col Make Human, perché io lungi da me iniziare a fare anche la modellazione degli umani dove vado. Però ho notato che hanno solo un tipo di vestito, quindi se volessi cambiare il colore dell'abito o della cravatta, ci ho provato su Photoshop, non è andata bene. Lì c'è il corso Vittorio Emanuele e qui si gira. Esatto, esatto. Questo era, diciamo, il prodotto che ho portato. Grazie, gentilissimo. Quello era il prodotto prima delle mappe che ho ricevuto. Al comune mi hanno dato anche delle vecchie mappe catastali che sono state importantissime perché, anche se con poche linee, sapevo finalmente dove erano gli edifici demoliti e ho avuto finalmente gli elementi prospettici di base per poter dire ok, la lunghezza e la larghezza dell'edificio ce l'ho, come è orientato pure, l'altezza la immagino. Qui chiaramente vedete nella fotografia c'è un errore prospettico perché non sono riuscito a impostare la telecamera nel punto giusto, per problemi familiari a casa, ma dava l'idea del punto mio di arrivo, quindi riuscire a ricreare per il futuro anche le cartoline come erano un tempo. Quindi per questa vi faccio vedere un confronto con le cartoline dell'epoca, per le foto che vedrete adesso non c'è realmente una cartolina e quindi sono andato un poco a braccio. Qui è dove è la piazza attuale, prima era Giardini, l'albero l'ho comprato. Scusate, l'albero l'ho comprato online, fortunatamente abbiamo una risorsa infinita, un albero di mele come era in origine, però ecco l'edificio a sinistra, il Palazzo Gabbola e quello a destra sono riuscito a ricrearli grazie alle mappe fornitemi dal comune e quindi ho potuto completare il centro. Andando avanti, le nuvole procedurali di cui vi ho parlato. Le montagne sono state semplicemente un'immagine messa sul piano, poi resa un poco tridimensionale.
Poi forse utilizzerò il plugin per ricavare di nuovo le altezze, ma ci lavorerò. Le pareti non esistono più perché c'è una piazza, la bandiera finalmente assume dignità di bandiera perché finalmente risente dell'effetto del vento, il palazzo lì grigio è stato ricreato fedelmente secondo le proporzioni e quindi questa è la sensazione che si aveva camminando nel 1930. Chiaramente mancano alberi, mancano una serie di cose perché la conferenza è arrivata e non me l'aspettavo. E qui siamo alla chiesa di cui vi parlavo, il balcone è stato aggiunto l'altro ieri, quindi scusate se sembra appiccicato lì, in realtà lo è, e queste statue pure sono state prese da internet per lo stesso problema che non mi metto a modellare statue un mese prima della conferenza, però sono servite allo scopo. Qui ancora un dettaglio, questo è diciamo, l'effetto che si ha vedendo dalla finestra del comune. Vedete che ci sono magari, per esempio la riproduzione non è fedele perché la finestra sporge rispetto al volume dell'edificio. Nella mia prima versione avevo creato, con un boolean, avevo creato le rientranze per tutti gli edifici, poi ho avuto problemi con il baking e allora per ricreare le cose facilmente ho creato delle finestre poggiate lievemente sull'edificio in modo da avere un baking perfetto degli edifici, quindi per questo ci sono queste lievi deformazioni, ma conterò nel futuro di migliorare la cosa nelle prossime versioni. E questa è un'immagine anche molto, molto interessante di come, chiaramente voi non conoscete il centro, ma l'impatto che può avere sul mio comune può essere considerevole. Prossimi obiettivi, come ho detto, migliorare i poligoni e il baking, perché quello che vedete adesso è stato fatto, il baking è stato fatto in vista della conferenza, quindi tra la soluzione ottima e la soluzione più veloce ho scelto la seconda per problemi di tempo. I colori che avete visto un po' falsati non mi preoccupano, perché lo scopo successivo è comunque intervenire sulla correzione del colore e sulla saturazione per avvicinarsi più o meno a un effetto anticato delle cartoline, quindi animare la situazione con una sfumatura di antico. Ricreare le cartoline dell'epoca, quindi eventualmente fare una piccola pubblicazione con la foto originale e la renderizzazione fatta ad hoc. E esperienze di realtà virtuale, se andate su quell'indirizzo trovate una renderizzazione con una camera equirettangolare dove praticamente si può, girando il cellulare o il visore, si può guardare dal punto di vista diciamo virtuale a 360 gradi. È una cosa che mi incuriosisce, che adesso non vorrei sviluppare. Raccolta fondi, importante, perché a me piace fare questa cosa, ma come fu all'epoca per il mio lavoro, quando mi sono ingrandito, era più facile pagare un esperto che fa solo quello, piuttosto che imparare io il linguaggio e arrivare a un risultato magari la metà peggiore di quanto ci siamo finito. Ok, ci siamo. E quindi raccolta fondi, perché spero di portare il progetto ad avere una qualità maggiore, non usando solo la mia esperienza limitata. Provare a sfruttare il game engine o una qualsiasi altra piattaforma videoludica come Unreal o Unity. Corto di animazione che mi piacerebbe portare a Susanna World. L'idea è semplicissima: due persone si incontrano in un maggio del 1932, camminano dalla chiesa che avete visto all'inizio e vanno al bar a prendere un caffè. Vorrei riuscire a ricreare questa cosa, ma chiaramente, come sapete tutti, il lavoro è tanto. E mi piacerebbe presentare un giorno questo progetto anche alla Blender Conference in Olanda. Vediamo l'ultima cosa: maggiori informazioni le trovate qui su un canale Instagram e sul canale Facebook. Grazie ancora per l'attenzione, spero di portarvi migliori risultati nel futuro.